Ben ritrovati, queste le notizie del TG. Il presidente Emiliano riceve l'ambasciatore del Messico. È stato un grande onore ricevere la visita dell'ambasciatore di uno dei più grandi paesi del mondo. A noi interessa molto la capacità che ha il Messico di gestire situazioni di grande complessità che hanno similitudini con l'Italia, così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano al termine dell'incontro. È stato un grande onore ricevere la visita di un ambasciatore di uno dei più grandi paesi del mondo, che come l'Italia custodisce una tradizione culturale antichissima, soprattutto multietnica. A noi interessa molto la capacità che ha questo paese, ancora molto giovane, di gestire situazioni complesse con grandi similitudini con quelle che riguardano l'Italia. Noi abbiamo sempre guardato a questo paese con grande affetto, con grande simpatia, e adesso siamo ovviamente però interessati a scambi commerciali, soprattutto siamo interessati ai turisti messicani qui in Puglia, che secondo me potrebbero trovare quella dimensione anche simile dal punto di vista culturale, del cibo, del mare, che li potrebbe divertire. Ovviamente bisogna lavorare per aprire strade, aeroporti, accordi commerciali. I giorni della sua presenza qui, anche grazie al console Francesco Maldarizzi, sono stati molto proficui. Le ha fatto visitare tutti gli asset economici più importanti, le imprese più rilevanti, quindi sono certo che con la sua esperienza e anche con la sua cultura internazionale, in particolare italiana, perché lei ha studiato qui in Italia e adesso poi ci ha detto che c'è questo figliuolo che la gemella automaticamente con la Puglia, saprà darci i suggerimenti giusti per far crescere la nostra comunità assieme a questo grande popolo messicano che noi ammiriamo per la sua forza, per la sua resistenza anche di fronte alle avversità e anche per la capacità che ha avuto in pochi anni di modernizzarsi e di diventare una grande potenza economica. Grazie. Complimenti. L'amicizia, la simpatia contano nei rapporti tra gli esseri umani, tra le autorità, e io ringrazio il governatore di ricevermi con questa simpatia, con questa apertura. E sulla sostanza abbiamo parlato di svariati temi di cooperazione, di collaborazione nel mondo dell'imprenditorialità, nel mondo della tecnologia, degli affari, del commercio. Io credo che ci sono delle buone possibilità per stringere rapporti tra la Puglia, questa bellissima regione che porto nel cuore, ho detto e lo ripeto, un figlio messico-pugliese, quindi ci tengo molto a lavorare vicino alla Puglia con il governatore che mi ha ricevuto con molta gentilezza. Regionali 2020, UDC in Puglia con Raffaele Fitto. In Puglia, dichiara il segretario nazionale Lorenzo Cesa, l'UDC Federazioni Democratiche Cristiane sosterrà il candidato a presidente del centrodestra Raffaele Fitto, coerentemente con la decisione già presa in tutte le regioni chiamate al voto a settembre. L'UDC è pronta a sostenere in Puglia il candidato presidente del centrodestra Raffaele Fitto. Consideriamo la sua una candidatura autorevole e competente, per questo e a suo sostegno presenteremo una nostra lista. Ringrazio l'UDC Federazione Democratiche Cristiane e Lorenzo Cesa, risponde Raffaele Fitto, per la fiducia accordatami. Avere nella coalizione da me guidata anche il simbolo dell'UDC è per me motivo di grande soddisfazione. Insieme faremo questa campagna elettorale condividendo non solo candidati, ma anche contenuti programmatici, a cominciare dalle politiche per la famiglia. Rinnovo contratto sanità privata. La Regione convochi prima possibile tutte le parti in causa. La preintesa deve concretizzarsi. Nota dei consiglieri del Movimento 5 Stelle Marco Galante e Grazia Di Bari. Gli operatori della sanità privata non possono essere chiamati eroi per poi essere trattati dalla Regione come lavoratori di serie B. Ne va della dignità di questi lavoratori, la cui professionalità non viene adeguatamente riconosciuta, sottoposta a condizioni di stress inaccettabili. A giugno era stata annunciata la preintesa in conferenza Stato-Regioni sul rinnovo contrattuale a condizione che fossero state adeguate le tariffe dell'aumento del tetto di spesa del 2%. Ad oggi però la Regione Puglia non ha ancora fatto niente, non ci sono stati incontri con AIOP e ARIS,
che hanno chiaramente detto che senza questi interventi la preintesa non si concretizzerà a luglio in un'intesa. Lo ripetiamo ancora una volta, spiegano i pentastellati, bisogna aprire una discussione seria sulla sanità privata in Puglia. Non si può accettare che le strutture private AIOP, ARIS, dicano che senza adeguamenti delle tariffe non saranno aumentati gli stipendi ai lavoratori, che chiedono solo il giusto riconoscimento di non essere trattati diversamente da quelli della sanità pubblica. Buon impasto al personale sanitario. Movimento 5 Stelle. Serve un intervento immediato per l'erogazione in tutte le ASL. Oggi siamo tornati a discutere di mancato riconoscimento di diritti. In Commissione Sanità abbiamo parlato del mancato riconoscimento del buono pasto per i dipendenti delle ASL, nonostante il contratto collettivo nazionale lo preveda. Unica eccezione per i dipendenti delle ASL di Bari, gli unici a cui viene riconosciuto quanto previsto dal contratto, probabilmente anche dopo il contenzioso con 5.500 dipendenti delle ASL di Bari che chiedevano il riconoscimento del diritto alla mensa o del buono pasto sostitutivo per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, concluso dalla Regione con una transazione da 15 milioni di euro. Lo dichiarano i consiglieri del Movimento 5 Stelle, Grazia Di Bari, Marco Galanti e Antonella Laricchia, a margine delle audizioni in terza Commissione Sanità, chieste dal Movimento 5 Stelle per sapere se tutte le ASL abbiano previsto nei regolamenti le modalità di organizzazione del servizio e di fruizione del diritto alla mensa, nonché le modalità di erogazione dei buoni pasto, dopo le numerose segnalazioni da parte dei dipendenti delle ASL. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione.